Bene ragazzi, sono DaganMind e oggi vi parlerò di quelli che io ritengo migliori plugin o comunque dei plugin must have per After Effects. Sigla. Ovviamente, avendo preparato un elenco più o meno vasto, non andrò a spiegarvi dettagliatamente cosa fa ogni plugin. Quello lo farete voi se realmente il plugin vi interessa. Io vi darò le informazioni primarie. Ok, quindi iniziamo subito con Lens Flare. Lens Flare, conosco due plugin che sono Optical Flares e No Light Factory. Optical Flares di Videocopilot, Non Light Factory della Red Giant. La maggior parte dei plugin che citerò in questo video saranno sempre della Red Giant e della Videocopilot. Allora, entrambi sono dei plugin eccezionali, entrambi hanno dei preset da paura ed entrambi si possono integrare in uno spazio 3D e si possono associare ad una luce in modo da creare riflessioni ed ombre. Io utilizzo entrambi i plugin per il semplice fatto che quando iniziai non c'era ancora Optical Flares, quindi facevo tutto con Non Light Factory. Ora personalmente utilizzo al 99% delle volte Optical Flares, quindi sta a voi la scelta, i plugin sono pressappoco identici. Chroma Key. Per il Chroma Key conosco tre plugin. Il primo è appunto il Keylight che è installato in After Effects, quindi lui è il plugin base proprio per fare il Chroma Key e devo dire che funziona perfettamente. Mettete il telo verde, cliccate, scompare. Nel caso vorreste qualcosa di più avanzato, allora ve ne consiglio altri due, che sono Key and Blend della Boris FX e la King Suite 11 di Red Giant. Se avete bisogno di un green screen fatto bene o comunque di fare un king perfetto, questi due plugin sono quelli che vi servono. Scegliete voi. Per la riduzione del rumore conosco due plugin, che sono Neat Video e Denoiser. Denoiser è della Red Giant, Neat Video non me lo ricordo. In ogni caso vi consiglio assolutamente Neat Video, a un prezzo che si aggira più o meno intorno ai $100, adesso non ricordo precisamente, ma il lavoro che fa è eccellente. Questo penso che sia il miglior plugin che ho conosciuto quest'anno. Voi gli date un video tutto incasinato, che fa schifo, pieno di rumore, e lui ripara. Denoiser ovviamente è un'alternativa abbastanza buona, ma se dovessi scegliere fra Neat Video e Denoiser, 100.000 volte Neat Video. Per gli slow motion assolutamente il nome da seguire è uno, Twixtor. Twixtor permette di fare dei slow motion veramente assurdi. Ho visto trasformare filmati fatti da una GoPro a 120 fotogrammi al secondo, riuscire a portarli fino a 3000 fotogrammi al secondo. Quindi credetemi, è incredibile. Ovviamente inizialmente dovrete imparare come settare bene il plugin per fargli fare il suo lavoro come si deve. Però fidatevi, spacca i culi. Per l'integrazione dell'audio invece in After Effects io utilizzo un plugin che permette di associare le frequenze sonore alte, medie e basse a qualsiasi plugin che abbiate inserito all'interno di After Effects. Quindi praticamente questo plugin, che è chiamato Sound Key, ovviamente sempre della Red Giant, lo trovate nel pacchetto Trapcode, vi darà un valore in base alla vostra canzone che avrete inserito nella composizione. E questo valore potrete collegarlo, non so, all'opacità, a un particular, a... Per il render, l'unico plugin che ho utilizzato in passato è Cube Work Area. Questo plugin permette di esportare in maniera selettiva la vostra composizione. In che senso? Avete una composizione di 30 secondi? Praticamente con un singolo render potete esportare in tre parti divise i primi 10 secondi, i successivi 20 e i successivi 30, in modo che il vostro processore non si surriscaldi troppo, la RAM non vada ora, in modo che il vostro progetto non si blocchi. Spesso mi è capitato di avviare dei render abbastanza lunghi durante la notte e mi sono risvegliato la mattina rendendomi conto che si era bloccato il render dopo 10 minuti. Con questo plugin è possibile, tra virgolette, risolvere questo problema. Ultima sfilza di plugin che vi lancio per oggi è la categoria che, tra virgolette, è associato allo stile del video. Per stilizzare i vostri video iniziamo con la Trapcode. Della Trapcode io salverei più o meno 4 plugin, che sono Particular, Form, Mirror e Tsunami. Tutti e quattro li ritengo essenziali, perché senza Particular e Form, se avete intenzione di fare i visual artist, non fate niente. Sono alla base di tutti gli effetti speciali. Tsunami serve per generare il mare, tra virgolette. L'ho utilizzato poche volte, però il suo lavoro lo fa bene, quindi mi sento costretto ad elogiarlo. Mentre Mir
è un plugin più recente, serve a creare oggetti astratti in un finto 3D, ma funziona più o meno come Form. Sempre riguardante la stessa categoria, vi consiglio di visitare il sito della DGFX, dove è pieno di plugin che vi permetteranno di salvare tempo prezioso nelle vostre composizioni. Il plugin che più vi consiglio è Damage, che permette di creare dei glitch e degli effetti di distorsione in maniera veramente wow, semplicissima. Ed infine, non lasciando fuori i plugin che sono assolutamente, e dico assolutamente, un must have dentro il vostro After Effects, sono Twitch e Element 3D della Video Copilot. Questi due plugin servono. Il primo, Twitch, è un plugin che, come ci cita Video Copilot nel trailer, serve a generare il caos, mentre il secondo, Element 3D, vi permetterà di aggiungere oggetti 3D all'interno della vostra composizione, dotandoli di texture, materiali, riflessioni, eccetera, eccetera. Lasciando il vostro progetto, direi, abbastanza leggero. Perché, volendo riprodurre le stesse cose che andrete a creare con Element in un programma come Cinema 4D, il rendering sarebbe, penso, 10 volte più lungo. Quindi, provatelo! E il video finisce qui, spero che i plugin che vi ho elencato vi saranno utili, e se ne conoscete qualcun altro che non ho citato e ritenete che sia un must have all'interno del vostro After Effects, fatemelo sapere commentando qua sotto, che sono sempre in cerca di robe nuove. Il video è finito, io sono DaganMind, spero vi sia piaciuto, se vi è piaciuto aiutatemi a far crescere il canale premendo il tasto mi piace e condividendo il video. Bella ragazzi, ci vediamo alla prossima!